Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Canale Salute. Questa sera parleremo dello scompenso cardiaco e lo faremo con il contributo del nostro gradito ospite che è già presente in studio. Abbiamo con noi il dottor Pietro Scipione, direttore unità operativa cardiologia e unità terapia intensiva coronarica ospedale Profili di Fabriano. Buonasera, buonasera dottore. Buonasera. Allora ci vuole dire subito che cos'è lo scompenso cardiaco? Per parlare dello scompenso cardiaco parliamo prima di cos'è il compenso cardiaco, cioè di quello che succede normalmente in un cuore che funziona in maniera cosiddetta normale. Cioè, il cuore consta di due ventricoli, ventricolo destro e ventricolo sinistro, oltre che dei due atri, atrio destro e atrio sinistro, ma parliamo del ventricolo sinistro che serve per pompare in avanti il cuore, il sangue ossigenato per le funzioni, diciamo, dell'organismo umano. Quando il cuore è in compenso, il ventricolo sinistro pompa in avanti una quantità sufficiente di sangue per espletare tutte le funzioni dell'organismo. Il cuore è il motore dell'organismo umano. Lo scompenso cardiaco è giusto appunto questo, è la perdita della capacità da parte del cuore, nella fattispecie del ventricolo sinistro, di pompare in avanti con la contrazione ritmica, le cosiddette pulsazioni, le 70 pulsazioni al minuto, quelle normali, la quantità giusta di sangue per soddisfare tutte le esigenze dei tessuti, esigenze metaboliche, chiaramente visto che l'ossigeno che serve per il nutrimento dei tessuti è contenuto all'interno del sangue. Il sintomo appunto che si può avere in questi casi è giusto appunto la mancanza o la poca capacità del ventricolo sinistro di pompare in avanti il sangue che serve. Dottor Scipione, ma quali sono le cause più comuni di insorgenza di scompenso cardiaco? Dunque, per quanto riguarda le cause, diciamo, dello scompenso cardiaco, possiamo dire che sostanzialmente ci sono due grosse cause nel mondo occidentale. La prima è sicuramente la cardiopatia ischemica. Noi sappiamo che per cardiopatia ischemica si intendono le sequele dell'infarto miocardico acuto. Noi sappiamo che la terapia dell'infarto è molto migliorata negli ultimi decenni, con la possibilità di dilatare in maniera acuta la coronaria responsabile della perdita di tessuto muscolare del cuore, però si è anche visto che nel corso del tempo, se la rivascolarizzazione, cioè la dilatazione dell'arteria responsabile dell'infarto, quindi della perdita di muscolo, del tessuto muscolare appunto del cuore, non è tempestiva, il cuore tende a dilatarsi e a perdere la sua forza contrattile. Questo aspetto purtroppo non è visibile molto spesso in acuto, ma è visibile dopo un po' di tempo. Molti scompensati, molte persone che soffrono di questa patologia hanno avuto o un infarto misconosciuto o invece hanno avuto un infarto, un vero e proprio infarto, che però mostra i segni dello scompenso anche molto tempo dopo. Se pensiamo all'epidemiologia della cardiopatia ischemica ci rendiamo conto di come anche lo scompenso non possa che inesorabilmente aumentare. D'altra parte, a fianco alla cardiopatia ischemica, quindi agli esiti dell'infarto, abbiamo il cosiddetto infarto ad eziologia ignota. In realtà eziologia ignota non moltissimo, perché noi sappiamo che per esempio che molte persone hanno la pressione alta e non lo sanno. A lungo andare la pressione alta può determinare uno sfiancamento appunto delle camere ventricolari e come conseguenza appunto quando poi si manifesta il sintomo una perdita della funzione, quindi il cuore non riesce più a pompare sangue in avanti, ma la causa in realtà non la scopriamo subito, ma sappiamo che probabilmente risale a un qualcosa che c'è stato molto tempo prima. Ecco dottore, ma quali sono i segni tipici di una persona che è, insomma, diciamo, presenta i primi sintomi di uno scompenso cardiaco? Sì, allora, se noi facciamo discendere i sintomi dalla cosiddetta fisiopatologia, cioè da che cosa succede materialmente quando c'è lo scompenso cardiaco, capiamo anche perché c'è il sintomo. Il primo sintomo che il paziente scompensato riferisce è il fiato corto, quindi la dispnea. E questo chiaramente è facilmente intuibile nel paziente scompensato perché? Perché il fiato corto è la conseguenza sostanziale del fatto che il sangue che non viene pompato in avanti da questo ventricolo sinistro che è sfiancato, che quindi non riesce a mandare in avanti una giusta quantità di sangue, ristagna nel polmone, quindi ristagna nei vasi polmonari e dà come sintomo appunto la cosiddetta dispnea. Un altro sintomo importante in questi pazienti può essere il gonfiore delle gambe,
Questo perché? Perché il sangue, che oltre che fermarsi nei polmoni, può a sua volta ristagnare nelle camere venose, quindi nel fegato e quindi anche nelle vene delle gambe. Quindi un altro sintomo molto frequente è quello della ritenzione di liquidi, quindi degli edemi declivi. Un altro sintomo anche molto spesso descritto dai pazienti è la cosiddetta astenia, cioè la debolezza, l'impossibilità di fare delle attività che prima venivano svolte in maniera, diciamo, molto, molto normale. Ecco, lo scompenso cardiaco, dottore, viene classificato in nuova insorgenza, transitorio o cronico. Vogliamo, ecco, dire le varie... Sì. Allora, diciamo che lo scompenso cardiaco di nuova insorgenza è cosiddetto lo scompenso cardiaco de novo, sostanzialmente di prima diagnosi, cioè il paziente che non ha mai sviluppato sintomi o segni precedentemente attribuibili allo scompenso, che invece si presenta all'osservazione o in ambulatorio o più spesso per uno scompenso acuto in ospedale o a pronto soccorso, con i classici segni o sintomo dello scompenso. È però vero che il paziente, nella stragrande maggioranza dei casi, quando arriva in ospedale o in ambulatorio, viene trattato in maniera, diciamo, adeguata ed acuta e guadagna una condizione di compenso cardiaco cosiddetto labile. Qui subentra lo scompenso transitorio, cioè lo scompenso dovuto a cause transitorie, anzi, per meglio dire, cioè dei fattori specifici che possono precipitare una situazione di scompenso acuto in pazienti che invece hanno un compenso cardiaco labile. E ci sono varie cause che possono determinare queste. Quella più frequente, specialmente nelle persone anziane, è la tachiaritmia da fibrillazione atriale. Il cuore perde il contributo dell'atrio, cioè l'atrio non riesce a contrarsi in maniera efficace e quindi a pompare la giusta quantità di sangue nel ventricolo, quindi non lo aiuta nel mandare il sangue in avanti ai tessuti, ed ecco che il paziente c'è i sintomi dello scompenso. O per esempio una febbre che magari modifica le esigenze metaboliche dell'organismo, e un paziente che già è in compenso cardiaco, diciamo, labile, chiaramente con la febbre non riesce a soddisfare esigenze mutate in quel momento. Per esempio, un'altra causa di scompenso molto frequente, di precipitazione dello scompenso molto frequente nelle persone anziane, è un'infezione broncopneumonica, cioè una polmonite, una bronchite. In pazienti defedati con compenso cardiaco labile possono andare incontro a fasi di precipitazione di scompenso. Un'altra causa importante è l'anemia, molto spesso misconosciuta, anche questa specialmente nelle persone anziane. Quindi si capisce come ci sono varie cose che sono tutto sommato anche abbastanza frequenti, che possono portare, diciamo, alla precipitazione di uno scompenso di un paziente che ha un compenso cardiaco labile. E poi abbiamo lo scompenso cronico, cioè il paziente, lo scompensato cronico, cioè il malato che sa di avere uno scompenso, che fa una terapia cronica e che deve essere ben attento ad evitare o comunque minimizzare il più possibile le cause che possono poi precipitare uno scompenso acuto. Ecco, a livello globale, dottor Scipione, lo scompenso cardiaco è in forte aumento anche a causa, ecco, dell'invecchiamento della popolazione, perché comunque la fascia più colpita è quella che va dai 75 agli 80 anni. Sì, questa è un'ottima domanda, perché mi consente di agganciarmi alla problematica di cui ho parlato precedentemente. Abbiamo detto che la causa principale dello scompenso è la cardiopatia ischemica, o meglio, l'evoluzione della cardiopatia ischemica. Se noi pensiamo che l'incidenza e la prevalenza della cardiopatia ischemica è in continuo aumento nel mondo occidentale, ci rendiamo conto come conseguenza che anche lo scompenso è per sua natura e per logica conseguenza in aumento come incidenza e come prevalenza. Quindi diciamo che, e siccome poi la cardiopatia ischemica è più frequente, cioè parliamo di cardiopatia ischemica intendendo l'infarto acuto, delle persone, diciamo, che hanno un'età non più giovane, diciamo così, è chiaro che anche l'incidenza e la prevalenza dello scompenso aumentano nella popolazione più anziana. Si stima che nel mondo occidentale ci saranno 65-9 milioni di casi di scompenso, quindi questi numeri fanno capire come si tratti di un'epidemia. È chiaro che in questi 65 milioni sono compresi vari tipi di scompenso e vari ordini di gravità, però i numeri sono questi. Però, dottore, anche le persone giovani purtroppo ne possono essere colpite, insomma. Sì, nelle persone giovani molto spesso, diciamo, le manifestazioni dello scompenso cardiaco sono, diciamo, secondarie a delle miocardiopatie primitive cosiddette. Ci sono purtroppo persone giovani sfortunate che sviluppano una malattia primitiva del muscolo cardiaco, cioè quindi è un'incapacità
delle fibrocellule muscolari del cuore di fare appunto il lavoro di spingere il sangue in avanti. Questo può capitare purtroppo anche in età della vita molto, molto, molto giovanili, e si tratta quasi sempre o molto spesso di patologie che hanno un'impronta genetica. Su questo si stanno facendo molte, molte ricerche su questo tipo di aspetto, molto si sta andando avanti. In questi casi è importante, anche quando c'è un caso di scompenso cardiaco di origine familiare, fare una giusta, diciamo, anamnesi familiare e anche andare a cercare anche i segni minimi dello scompenso con delle cosiddette indagini precliniche anche negli altri membri della Quindi potrebbe famiglia. essere anche, insomma, un po' congenito, un po' ereditario Su come cosa. base eredo Sì. familiare esiste una sindrome che si chiama cardiomiopatia dilatativa di eredo familiare cosiddetta, comprendendo in questa tutte diciamo, le varie, diciamo, le varie forme di cardiopatia dilatativa giovanile, nelle quali c'è sicuramente una impronta genetica, anche se solo in pochissimi casi è possibile riconoscere un tipo di ereditarietà di tipo autosomico come quella che siamo abituati a conoscere. Un'altra causa che è molto purtroppo in aumento nella popolazione giovanile è la miocardite. La miocardite che è diciamo, l'infiammazione diciamo, delle pareti del cuore. Capita molto spesso Dovuta a che cosa, dottore? dovuta a delle complicanze di banali infezioni, molto spesso, diciamo, di infezioni dovute anche a una banale febbre. Nel mio reparto in questi giorni ho ricoverato un giovane ragazzo di 42 anni che ha avuto appunto una banale febbre e ha sviluppato una cosiddetta miopericardite, cioè questa infiammazione si è poi trasferita alle membrane che avvolgono il cuore e anche in parte proprio al muscolo cardiaco, e una delle possibili evoluzioni della miocardite è appunto l'evoluzione in scompenso cardiaco, cioè in cardiopatia dilatativa e conseguentemente in scompenso cardiaco. Quindi diciamo che nell'ambito, diciamo, dell'età più giovanile è importante soprattutto la parte, diciamo, capire bene, escludere bene l'eziologia infettiva e l'eziologia eredofamiliare. E qual è il tipo di cura, ecco, previsto, per lo scompenso cardiaco? Diciamo, quando uno, ha questa patologia, qual è la prima cura che viene fatta? Dunque, dal punto di vista terapeutico, noi dobbiamo distinguere sostanzialmente due diversi diciamo, ambiti terapeutici. Lo scompenso cardiaco acuto, cioè il paziente che acutamente arriva in ospedale, Esatto, mi riferivo a questo, in infatti. ambulatorio con l'affanno, in quel paziente la prima terapia da fare è lo scarico idrico, quindi diuretici, cioè quello è un paziente che deve urinare, deve perdere liquidi, perché in quel momento il sovraccarico idrico è il suo problema più importante. Quindi il cuore veramente è, diciamo, impossibilitato a spingere la quantità di sangue necessaria in avanti, quindi lo devo scaricare, gli devo consentire la possibilità di lavorare con un volume ridotto. Questa è una terapia cosiddetta di emergenza. Dopo ci sono moltissimi farmaci che sono poi utilizzati sia in fase acuta sia in fase poi quando lo scompenso viene parzialmente, diciamo, stabilizzato. Alcuni farmaci cosiddetti si chiamano inotropi, inotropi perché tendono ad aumentare la forza di contrazione del cuore. Se il presupposto è che il cuore non riesce, diciamo, a spingere in avanti la giusta quantità di sangue, l'inotropo è un farmaco che viene, diciamo, utilizzato per anche momentaneamente aumentare, diciamo, la forza contrattile del cuore. Sono farmaci che però vengono usati per poco tempo perché sono farmaci che hanno anche un certo pericolo perché si possono verificare delle aritmie e soprattutto aumentano il consumo di ossigeno, cioè costringo il cuore a lavorare in maniera forzata. Quindi li posso utilizzare nella fase acuta, nella quale sostanzialmente devo fare in modo che il paziente esca dalla fase critica. E questo per quanto riguarda la fase acuta. Per quanto invece riguarda la fase cronica, ci sono molti farmaci. La terapia dello scompenso è molto cambiata negli ultimi tempi. In particolar modo, due classi di farmaci hanno, diciamo, modificato molto sia la prognosi sia la gestione, diciamo, dello scompenso cardiaco. La prima è sicuramente la classe degli ACE inibitori, dei vasodilatatori in generale. È intuitivo, cioè io devo fare in modo che il cuore, quando si contrae, incontri la minore resistenza possibile, quindi qualcosa che mi dilata il vaso, quindi che aiuta il cuore a pompare sangue in avanti con maggiore facilità, lo aiuterà. Si chiamano appunto ACE inibitori o antagonisti dell'angiotensina 2, questi farmaci che, diciamo, svolgono questa Questi funzione. degli ultimi anni, diciamo, sono farmaci innovativi Gli degli ACE ultimi anni. inibitori e gli inibitori dell'angiotensina 2 sono farmaci che vengono utilizzati da almeno 20 anni. Invece di relativamente più recente introduzione, la terapia con beta bloccanti.
faccio un breve excursus storico. Sì. Quando io ero studente, diciamo, i metabloccanti erano addirittura controindicati per la terapia dello scompenso, perché ovviamente riducevano, si pensava che riducessero l'inotropismo, quindi la forza del cuore, che lo facessero un pochino, come dire, un po' afflosciare, per usare una parola comprensibile. Si è poi visto, studiando in maniera più accurata, che in realtà i metabloccanti agivano in maniera più sottile, cioè modificando in parte i recettori del cuore, e che a lungo termine non solo, diciamo, non avevano quell'effetto negativo, ma anzi potevano migliorare perché riuscivano ad esprimere un maggior numero di recettori positivi e quindi a far funzionare meglio il cuore. Queste due classi farmacologiche, gli ACE inibitori, cioè vasodilatori in generale, cioè ACE inibitori e inibitori dell'angiotensina 2, e diciamo i beta bloccanti sono stati sicuramente una rivoluzione della terapia dello scompenso, quindi hanno avuto sicuramente un impatto estremamente importante sia in termini di migliore tollerabilità dei sintomi da parte dei pazienti e sia anche in termini di sopravvivenza, cioè hanno migliorato l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da scompenso. Sì, è assolutamente. Anche perché, dottore, comunque i pazienti affetti da scompenso cardiaco purtroppo possono andare incontro a morte improvvisa. Sì, ecco, questo è un altro aspetto estremamente importante. Si è visto, sempre diciamo, analizzando diciamo, le varie cause di mortalità dei pazienti con lo scompenso, che sostanzialmente diciamo, una quota di questi pazienti andava incontro a morte cardiaca improvvisa. E allora diciamo che possiamo vedere intanto nel filmato da che cosa è determinata la morte cardiaca improvvisa nei pazienti con lo scompenso. Succede sostanzialmente questo: il paziente con lo scompenso, per cause metaboliche, quindi per, diciamo, squilibri elettrolitici, per cosiddetto disarray, cioè per fibrosi che è all'interno tra le varie fibre muscolari, può andare incontro ad aritmie minacciose. Queste aritmie sono sostanzialmente la fibrillazione ventricolare, cioè l'aritmia per la quale, come si è visto nel filmato, il cuore comincia a battere improvvisamente in maniera molto molto veloce fino poi a fermarsi completamente. E si è visto sostanzialmente che cosa? Che molti di questi pazienti, diciamo, andavano incontro appunto a questo tipo di morte. Allora, un'altra terapia che ha molto, in maniera estremamente importante, modificato la prognosi di questi pazienti è stato il cosiddetto defibrillatore impiantabile. Abbiamo visto un'immagine, se la possiamo magari rimettere un attimo, così spiego un pochino magari di cosa si tratta. Che cos'è il defibrillatore ventricolare? Sostanzialmente è in qualche modo l'evoluzione del pacemaker. Vedete che consta sostanzialmente di due grandi, diciamo, parti del circuito, il generatore e i cateteri. Il generatore ha le batterie, la circuiteria integrata, i condensatori che servono per erogare la scarica. Invece gli elettrocateteri, che vengono impiantati attraverso una vena all'interno del cuore, possono trasmettere i segnali e derivare a loro volta i segnali dal cuore e poi erogare terapie cosiddette di pacing o di defibrillazione. Mi soffermo su questo argomento perché è estremamente importante, è stata molto innovativa questa terapia nello scompenso cardiaco. Perché? Perché si è visto che, diciamo, questi dispositivi miniaturizzati e che ormai possono essere impiantati addirittura in maniera sottocutanea, sostanzialmente sono in grado di riconoscere l'aritmia, di caricarsi con un condensatore, con una batteria che è messa all'interno del dispositivo, e di erogare uno shock e quindi di riportare il paziente a un ritmo sinusale, diciamo, normale. Bene, questo è molto importante. Ma quanto è importante, dottore, ecco, lo stile di vita in un paziente, l'alimentazione in un paziente, ecco, affetto da scompenso cardiaco? Sì, anche qua diciamo che parliamo di due diversi aspetti, perché uno è sostanzialmente l'aspetto preventivo. Dobbiamo considerare che, se noi consideriamo che molti dei pazienti che hanno uno scompenso cardiaco sono magari reduci da una storia di ipertensione arteriosa non trattata, oppure pazienti diabetici che hanno avuto un infarto che è decorso misconosciuto, oppure pazienti che non hanno diciamo, dislipidemici, quindi tutte, diciamo, abitudini di vita che possono essere corrette, che devono essere corrette in età giovanile. Questa, diciamo, è la parte preventiva della terapia dello scompenso. Abitudini di vita successive, cioè quando poi lo scompenso venga diagnosticato e quando i pazienti sono già inseriti in un percorso terapeutico ottimale, sono sostanzialmente la restrizione idrica, perché, come intuitivo, come ho detto precedentemente, lo scompenso consta in un sovraccarico di liquidi. Io, il paziente con lo scompenso, devo il più possibile ridurre l'ingestione di liquidi per consentire appunto al cuore di lavorare in maniera migliore. Bene, ora noi, dottor Scipioni, ci fermiamo un attimo per una pausa pubblicitaria. Restate con noi, torniamo tra poco, sempre per parlare dello scompenso cardiaco.
Il centro scarpa di Monsano e Senigallia ha sempre proposto stile, vasta scelta, convenienza. Da 30 anni cammina con noi. Calzature per ogni occasione e abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. 3.000 metri quadri di novità per la stagione con la qualità e la convenienza sempre in primo piano. Calzature di tendenza per ragazzi e firme prestigiose in quelle più classiche. Grande spazio all'abbigliamento informale e grande attenzione alle proposte nel settore dello sport, sia nelle calzature che nell'abbigliamento. Il centro scarpa sta preparando nuovi passi con entusiasmanti idee che sfoceranno nel nuovo marchio Geomod. Segui con attenzione il centro scarpa di Monsano e Senigallia. Nuova avventura e nuovi successi.